È arrivata la tua ora, Renzi. Vai, un campione di gas si espande da 1 a 4 metri cubi, mentre la sua pressione diminuisce da 40 a 10 pascal. Trovare il lavoro compiuto dal gas se la sua pressione varia con il volume, seguendo ciascuno dei tre percorsi nel grafico PV. Vedi figura, la figura te la do. Vado un attimo in bagno, prof. Vai. Allora, che devo fare, prof? Devo iniziare a guardare che bisogna fare. Allora, innanzitutto si espande, dove lo metteresti l'A e B? Sotto o sopra? Questi sono due punti, no? Dimmi se tu metteresti l'A nel punto 1 o nel punto 2. Capito la domanda, prof. C'è scritto, un campione di gas si espande da 1 a 4 metri cubi. Si espande, quindi dove la metteresti la lettera A? Dove inizia? Qual è la fase iniziale e qual è la fase finale? Inizia nel 2 e finisce nell'1. Ok, Cioè, vanno quindi nel senso delle frecce. perfetto, comincia nell'1 e finisce nel 2. Lo ritiro io, va bene, o vai. Ora, gli stati termodinamici sono tutti noti o li devi determinare? Le grandezze termodinamiche. No, bisogna determinare. Allora, nello 1 e nello 2. Pressione, volume. Troppo ne tengo un foglio per scrivere, se no. E temperatura. Allora, in 1 si conosce la pressione. Il volume, scusa. Il volume 1 è 1, volume 2 è 4. La pressione 40 pascal, 10 pascal. Cosa dobbiamo fare inizialmente? La temperatura. Come si fa? Di 1. Quale equazione si usa? Di quale equazione si usa? Io lo so. Ma la dai di lui. Ah, la linea di gas perfetti, prof. È arrivato il suggerimento. Avanti. Dimmela. T1 uguale. P per V Sì. uguale a... No, No, uguale se ben messo. T1 uguale. scusi. Per V Grappa tratto... N. Fratto MR. NR. Yala l'ha detto, ci segni dopo N sono scritto. supponiamo sia 1, va bene? Quindi si fa lo studio di un gas monatomio. Quindi più 1 si 40 conosce. tratto 40. R. 40 tratto R. Per Perché tanto è un po'. V1. Prof, V è 1 e quindi non c'è, anche se non si mette 40 fratto R. E 8,30 32, va bene? Sveglia la calcolatrice. Senti, prof, viene forte.
dovrebbe fare 4,80. 4,81 proprio. Ecco, 4,81. Sì, arrotondato 81. Grado Helvi. Vai. T2 come si fa, Renzi? Si usa sempre le massime dei gas perfetti, si fa P per V, P2 per V2 fratto N per R. Ok. Ed è 10 per 1 fratto 4. No. 8,32. No, scusi prof, 10 per 4 viene, non per 1. Sì, hai ragione. E verrà, viene uguale allora. E viene il solito risultato. 81 prof, no 32. Sì. Quindi i punti 1 e 2 secondo te in quale tipo di curva si trovano? Quella di che mantengo la temperatura costante. Perfetto, un isoterma. Ti ricordi che forma la curva isoterma? Quale che forma la curva? Dovrebbe essere obliqua, cioè a 45 gradi rispetto alla stella X. Che no. Tipo di curva è? Come l'abbiamo chiamata? È una retta? Ah no, prof, no. Un'iperbole. È un'iperbole. No. Iperbole particolare, siamo a iperbole equilatera, dove il fuoco è nella bisettrice dei quadranti del primo e del terzo, vero? Ok. Praticamente una curva fa così. Va bene. Ok, chiaro, è passato tutto. Ora, determinato questo, determiniamo il lavoro. Il lavoro nella trasformazione A. La trasformazione A che trasformazione è? La temperatura resta costante sarà isobarica, no? Isobarica, bene. Calcoliamo il lavoro, a che cosa è uguale? Uno mi ha avviso. Non me lo ricordo. Ma studi un po' o no? Studio prof, però. Studi altre materie, non questa. Poco questa, prof. Poco questa. Quante ore l'ha studiato da quando spiego questa materia? Sono quasi 2 mesi. Dammi le ore. Prof, in genere la studio il giorno prima della lezione, un'oretta la riguardo. Se te basta? Vedendo anche... Quindi che pensi di fare? Già di più. La prossima volta tiri fuori le domande, vediamo se è vero. Va bene, prof. Passiamo a un altro. Cherubini. Dagli una mano. Devo trovare qual è la formula del lavoro. Che tu devi trovarlo il lavoro, non la formula. Devo trovarlo. Come si trova? È un gas perfetto, Paone.
Vai Paone, Francesco. No, non lo so nemmeno io, prof. Senza ci Come intorno. pensate di fare? Cioè, spiegatemi come pensate di fare. Chiedere non chiedete nulla. Quando spiego tutti zitti, vi do l'esercizio, vi fo video, vi metto la roba a disposizione. Nessuno parla. Come pensate di fare? Da arrivare a gennaio fa una strage e dire il professore spiega troppa roba? Aspetta, Prof, aspetta. forse lo so. Sì, lo so che tu lo sai. No, forse non lo so. Forse anch'io, non sono sicuro però. Nemmeno io sono sicuro, però ci provo. Vai Giovanni. Penso sia... il lavoro si trova facendo pressione per volume, volume V2-1 o Perfetto, V1-V2 è perfetto. uguale a... Il lavoro uguale NR, alla pressione volume finale meno volume iniziale, va bene. Quindi sì, uguale a NR per T2 meno T1, no, che fa però sono confusione. uguali. No, No. Il lavoro è pari all'area del grafico sotto la trasformazione, che in questo caso l'area del grafico il grafico è questo qui. qual è? Quindi che figura ha il Trasformazione. grafico? Sotto la trasformazione penso sotto B. La Prof. trasformazione è A, è Ah isobara. no, è sotto A perché è vero, è un'isobara. E Quindi? quindi prende tutta l'area sotto A. Perfetto. E Quindi. quindi è l'area del rettangolo, che Sì. si trova pressione volume 2 meno volume 1, va bene? Quindi sostituisco il valore. Mi dai i valori? La pressione 1, cioè il valore 2 è 4 e il valore 1 è 1. pressione è 40, Tre. 40 1, per sì, per 3, perché 1. 4 Eh meno sì, 1, l'unità di misura. 100. Giovanni, risponde Giovanni. Unità di misura. Saperlo, però. Io Eh? Meno male Matteo, avrei qualcosa tu saperlo. sai. Non lo so, prof. Vai Matteo. Io Dovrebbe forse essere qualcosa. Joule, no? Sì. Ok. E questo è uno. Lavoro trasformazione B. Io qui, prof, ipotizzo che, cioè, Vai. almeno non saprebbe andare bene, poi andrò a Vai. leggere. Delta U uguale ad L, potrei applicare questa formula? Non Ma lo che so. trasformazione è questa qui, Riccardo? Considerate la trasformazione B, quella in mezzo. La B, la B. Sì. Che trasformazione è la B? A delta U meno L, allora, in questo caso, sì. Trovo delta U con CV per M per temperatura B e temperatura A. Ma il calore riesce a calcolarlo? Io il calore ho detto proprio che per me è uguale a zero. Qua a zero, non me ne hai avati, Non c'è, no, 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 voglio dire, non c'è scambio di calore in questa trasformazione, però mi sbaglio perché se non no. è ne hai avati, è una retta. Infatti, ok. Chi è che aiuta Riccardo a trovare lavoro in questa trasformazione? Le stesse formule di prima. E il lavoro lì è zero, no? La differenza di energia interna non è zero. Perché? Perché non, cioè non Ma si varia la sta facendo la B. temperatura. Eh? Perché non varia la La temperatura, no? B. Non vale la temperatura. Ok, No, giusto. la temperatura Ma la La B vale la qual è? temperatura Quella lì è a volume giusto. Quindi, costante variazione di oppure lì a energia interna è zero. temperatura? Bene. Però so calcolarla. Cosa, prof? Io.
È zero, quindi, detto Sì, bene. la variazione interna è zero, sì. E Ok. quindi adesso calcolare? E quindi prof Q è uguale a meno Fatto. a meno C più N per Allora, una alla volta. Damiano, come faresti Mammi, qual è? Quella lì a volume costante o a temperatura costante? te? Questa la B è questa. Va da 1 a 2. Vabbè, si fa CV per Come? N, poi aperta parentesi di CV per E che fate? E che calcolate? Non ho capito. N. Il lavoro. Come fate a calcolare il lavoro? L'energia. E Come fate a farei calcolare il C lavoro? Non ho capito. per Ragazzi, N può per darsi che C sia la più. strada sbagliata, non è che. Come? Accorgetevi quando le strade non vi portano da nessuna parte, però. Ma perché se fa nemmeno Non è Fino, che ma tutti gli esercizi si fanno nello stesso modo, perché viene meno L e non più L, prof? Perché Infatti. il primo principio è questo. Ho scritto il primo principio, scusa, ho scritto male il primo principio. Allora, delta U uguale a Q meno L, infatti. Questo è 0, quindi Q uguale L. Quindi come si fa? È la strada giusta questa? È la strada giusta? Evidentemente no. Ah, era quella lì con l'elemento naturale. meno male, almeno questo si può dire. Probabilmente è la Allora, strada era giusta. l'algoritmo naturale, prof. NRT per l'algoritmo naturale di Quelli da zero, Pitagora, magari No, capito? allora, potete fare anche così se volete riordare, va bene. Ok. Giù, datemi la formula, giù. Ma Per l'algoritmo questa non è naturale. un'isoterma, ragazzi, eh. La mia è una diabatica, prof. È Ma non è nemmeno una un'isoterma. diabatica. Appunto, non è che si fa quella di logaritmo. Provate a ragionare. Ma no, quella prof è l'isoterma, la temperatura costante. No, Ho non ha detto prima, temperatura prof. costante. Inizia e finisce alla stessa temperatura, ma non ha trasformazione isoterma. Durante il passaggio di Che era stato, la un'isoterma, temperatura varia. Non Prof, ho detto prima, è diabatica, allora il calore è uguale è adiabatica. La diabatica non è fatta così. La a zero. diabatica. Infatti è un'isoterma, si è detto. Non è Ma non ha un'isoterma. l'isoterma, l'isoterma è questa verde. E noi si sta facendo quella. No, noi stiamo facendo la B, questa arancione. Ah, beh, allora per trovare il lavoro lì si può fare Pitagora. Già meglio. Dammi i valori. V2 meno V1 alla seconda, tutto sotto radice. E più 1 meno P2 alla seconda. Sempre sotto radice. Ma che fai? Determini l'ipotenusa? Ah sì. Ha Ma che te ne fai dell'ipotenusa? detto lei bisogna trovare quello rosso. No, bisogna trovare questa arancione, Ah non quella no, vero, rossa. devo fare quello sotto. Quindi devo fare l'aria, sì. Ah. Era base per altezza fratto 2. Sì. Quindi V2 meno V1 per P1 meno P2 fratto 2. Allora, il lavoro è V2 meno V1. P1 meno P2 fratto 2. P1 meno P2 non va bene. P1 meno No, P2. P1. No, prof, Attenzione. P, Palermo, Palermo. P1 meno P2 fratto 2. Basta? Basta? Fratto 2. Sì. Dai, base per altezza diviso Cioè, cateto per cateto diviso 2. No. Basta? C'è anche il rettangolino sotto, tipo. Ah! Ah, sì, allora anche P1 per V2 meno
meno V. Ok. Bene. L'ultima, quella rossa in C. Non si calcola proprio così. Che la fare? Non sappiamo come fare. Basta sostituire i valori, se c'hai tutti i valori dello stato termodinamico, tu li sostituisci e tu lo trovi. 2-V1 è 3. V1-V2 è Sì, 30. no, prof, va bene, sì, P è più 1 è 30, 40 poi è e 2 40 è 3. per 3. Quindi è 90 fratto 2, 45 più 120, 165 joule. Avanti. L'ultima in Che c'è da C. fare? In C la fa Taras, vediamo se la sa fare. Il lavoro in C? Sì. In C. Allora, il lavoro in C. Secondo me, prof, può essere sia zero? No. Sì, è questo, è tutto rosso, è questo, è questo più questo. Ah, ok. Qui allora si può usare quello del logaritmo naturale, no? Ma fai che? Trovai il lavoro, fai che? Perché devo usare il logaritmo naturale? Non capivo perché devo usare il logaritmo naturale. Su quale principio basi questo ragionamento, perlomeno? Qual è il principio che ti ha ispirato un ragionamento del genere? Allora, il lavoro di C è tutto, giusto? Il lavoro? Di C è, cioè, è tutta la parte, la linea scende che va a destra. Non mi ha capito. Il lavoro di C è tutto, sì, ok, va bene, quindi ci sono. Però non dovrebbe essere il lavoro solo dalla parte inferiore, no? Giusto? Quella quando c'è la pressione a livello 10. Datemi i valori, la forma per calcolarle. Però per caso devo usare la formula del Q uguale NCP per TC meno TB, cioè la temperatura iniziale, cioè Ma quello è lo spazio. se tu hai una non isoterma, una, fatelo Isobara. dire, nemmeno. Temperatura mai, quella è volume, isoterma. Ma qui c'è meno isoterma, questo non è meno isoterma. Damiano, Pietro, ma nemmeno voi due lo sapete fare? No, a cosa, prof? Il lavoro su C? Come, il lavoro su C? Sì. Il lavoro su C è zero. Su chi è questa, eh? Quale è C? È È quella tutta la... No, perpendicolare. È quella rossa, è quale è questo zero? più questo. Ah, ok, Ah, allora no. beh, è rettangolo di ah, prima. c'è anche questo È di rettangolo sotto. sotto, no? Più 1 per V2 meno 1. 12.120. Ma non è uguale al lavoro in A. Eh no. Perché lavoro in A è P2. No, qui non è Ah, P1. Qui non è ok. P2, qui è P... più non è P1, è P2. Sì, capito. Ok. Quindi viene 40 per 3, viene. Ora, da Ah, persone grazie, finito. intelligenti, no? Questo esercizio ci porta a una riflessione. Io arrivo a due stati termodinamici uguali. Attraverso trasformazioni reversibili,
perché sono tutte disegnate, vero? Come mai per arrivare dallo stesso punto fa lavori diversi? Perché fanno strade diverse. Non lo trasporta. Ma no, dipende. Diverse Ma le trasformazioni sono reversibili. però fanno, cioè, Ma se è diverso volume, è diversa pressione. diversi. Sì, però lo Infatti. stato 1 e lo stato 2 è lo stesso, quindi arriva allo stesso stato con lavori diversi. Cos'è che cambia Però nelle fanno tre altre strade e trasformazioni? hanno altri parametri. Infatti. Perché io arrivo allo stesso stato Perché finale con lavori diversi? aspetta, cambia il tipo di trasformazione E quindi? E Cosa quindi entra lavoro in diverso. ballo? Cosa entra Cos'è? in ballo e fa sì? Cioè, allora, il fatto che io abbia lavori diversi per arrivare allo stesso punto, cosa mi fa pensare innanzitutto a livello concettuale? Ho bisogno di fare lavori diversi a seconda di che strada seguo. Appunto, che ne so. Complessivamente, tutto quello sta avvenendo, è reversibile o irreversibile? È È reversibile. reversibile. È reversibile. Ma dov'è irreversibile? Perché se hai detto le trasformazioni sono reversibili. Irreversibile è dallo stato 2 allo stato 1. Sì, ma allora, se hai detto che le trasformazioni sono reversibili, l'arancione, la rossa e la nera, la A, la B e la C sono trasformazioni reversibili, dai punto e lui le disegna fisicamente. Quindi vuol Sì. dire sono definiti gli stati termodinamici intermedi, punto per Sì. punto. Chiaro? Però perché percorrendo tre percorsi diversi o malgrado una trasformazione sia reversibile, apparentemente reversibile, mi dovete dire voi questa distinzione, no? Si arriva al punto 2 con lavori diversi. Cos'è che secondo voi cambia? Qualcuno ha detto irreversibile, mi deve dire il concetto di reversibilità a cosa si riferisce? Noi abbiamo due elementi, il sistema e l'ambiente. Cos'è che è reversibile? Se questa è la mi dovete dire, qui è reversibile, però poi mi avete detto irreversibile e va bene lo stesso, però cos'è che succede, cos'è che cambia, come mai a seconda del percorso che seguo ho lavori diversi. Quindi Ma ho... che tipo, cioè si dissipa il coso. Questo sicuramente. Che a seconda della trasformazione che seguo ho maggiore dissipazione. E questo indubbiamente è la prima cosa che volevo sapere. La seconda, cioè, boh, non c'è equilibrio, non lo so. Allora, giustamente, trasformazioni ABC generano perdite di reversibilità diverse. Sì, vabbè, certo. Qual è, secondo voi, la trasformazione che genera perdite di reversibilità maggiori? Quella? Quella che fa più calore, no? La B, la B. E quella che ha più lavoro, volevo dire. Sarà B proprio, Quella più lavoro ha più perdite o meno perdite? no? A meno perdite. Meno perdite. Meno, sì, meno. Rimane la domanda. Qual è la trasformazione allora A, B e C che ha maggiori perdite? La B. Quella la C. La C proprio, la C. Quella c'ha meno lavoro. Ah. Quindi quella richiede meno lavoro, ha meno perdite. Meno per. Meno Sì. perdite. Come mai secondo voi ha meno Più di perdite? tutti. E B c'ha più di tutte perché quella è che ha più lavoro. Allora, prima risolviamo un problema, via, e poi vi farò la seconda domanda. La prima domanda. Perché con minore lavoro c'è anche minore dissipazione. No, quella è una conseguenza della dissipazione. C'è meno lavoro e quindi dissipa meno. Questa è una conseguenza, va bene? Ora torniamo indietro un attimo. Al concetto di irreversibilità. Questo mi preme che voi la fissiate nella testa. Noi si è detto irreversibile e reversibile. Vi chiedo cos'è reversibile in questo caso e cos'è irreversibile. È reversibile C e A sono reversibili di sicuro. E B invece no. E B anche. Perché B no? No, anche B.
sono tutte reversibili o no? Sì. Sì, quindi ABC sono reversibili. Però si parla di perdite. Quando si parla di perdite, la reversibilità viene meno. Quello che perdi non lo reversi, cioè non torni No, indietro. Quindi non è reversibile. no, il pezzo tabella sono Dov'è l'irreversibilità? l'irreversibilità Di più è C, curva nella 1, formazione cioè da intera. curva 1 a 2. Noi Di più abbiamo C. sistema ambiente. Mi dite dov'è reversibile e dov'è irreversibile? Nell'ambiente è È reversibile. irreversibile. Bene. Irreversibile. E nel sistema è reversibile. Perfetto. Quindi, siccome la trasformazione è disegnata nel sistema è reversibile. Sì, Complessivamente, però, che ho detto, tra sì, sistema è ambiente reversibile. c'ho irreversibilità. E questo è uno. Sì. Bene. A questo punto capiamo perché la trasformazione C rispetto alla trasformazione A dissipa meno. Cosa accade in queste trasformazioni a livello macroscopico? Come si fa a ottenere il lavoro? Con una combustione, con... No, La pressione la pressione è più bassa. a parte il che succede a livello termodinamico, a livello il volume concettuale, questa energia... aumenta o diminuisce, no? Bene. Quindi Da cosa è sì. dovuto l'aumento di volume? Dall'aumento di Calore. Dal calore. Quindi, Dall'aumento di in calore. queste trasformazioni che cosa c'è? Cioè, in quella su C il Ah, volume perché su A ha la Fermo. pressione Allora, costa e su cosa A meno. accade in generale in queste Dice meno trasformazioni? calore, su A ce n'è di più. Su A Beh, quando no, fa il allora, no, lavoro allora, ha aumenta. facciamo per gradi. Allora, in queste trasformazioni, cosa le accomuna A, B e C? È che io trasformo che cosa? Quale trasformazione di energia faccio? Trasformo Calore. in Lavoro. lavoro. Il lavoro. Viene? Quindi in tutte e tre trasformo il calore e il lavoro. Però. In A il fatto che fa subito il lavoro, magari ha una Mi pressione dovete più spiegare alta. questo. Come mai in A ho Il fatto bisogno che di ha meno la lavoro e pressione. come mai in B e C ne ho bisogno di più? Qual è la parte irreversibile che crea una maggiore perdita di calore? La pressione. No. Dove Bueno, sta l'irreversibilità qui? Dove Ti può fare la domanda? sta A livello di l'irreversibilità? sistema tutti. Dove sta l'irreversibilità? Cos'è che Sistema rende intera, irreversibile? nella trasformazione intera. Allora, il concetto di trasformare calore e lavoro, se già detto, e l'avete già detto anche voi, no? Crea il tutto irreversibile. Chiaro? Per cui il sistema, l'ambiente subisce una trasformazione irreversibile. Chiaro? Bene. Perché se così non fosse avrei tre lavori uguali, potrei tornare indietro senza problemi. Invece, a seconda da dove vado, ho tre lavori diversi, indietro un torno. Chiaro? Bene, questa irreversibilità si è dovuta allo scambio termico, si è detto. Va bene? Trasformando il calore in lavoro, a seconda della trasformazione che seguo, parte di questo valore ne dissipo di più o di meno. Chiaro? Quindi nel caso Yes. 3 dissipo meno valore, quindi ottengo... Ottengo, diciamo, Aspetta, non ho capito la cos'è che risposta. fa perdere? Cos'è che fa perdere nella trasformazione? Cos'è che genera irreversibilità nello scambio termico? Lo ricordate? La perdita Come di faccio a calore. ridurre al minimo la perdita? E vedi la reversibilità, Come quello faccio a che ottenere al minimo lo scambio termico? è. Quel volume costante. No, compressione costante. No, pensate alla macchia di Arnoux. Temperatura costante, magari. Pensate alla macchia di Arnoux.
quando c'è l'irreversibilità esterna. Quando? No, no, la reversibilità si è già detto. Ma la macchia di Arnoux come fa a ottimizzare il rendimento e quindi l'energia che può trasformare? Usando le trasformazioni adiabatiche. No, quello lo Se fa anche c'è il motore a temperatura più combustione. alta, Sì, ma anche la macchina di Lo fa Arnoux anche il motore a c'è. combustione, quello lì. Sì, ma di meno rispetto alle altre Sì, Quella però ce l'ha comunque le perdite, però fa anche la macchina di è il Arnoux. secondo principio, che anche la macchina di Arnoux non può, cioè sottostà. Il secondo principio e il primo principio c'è anche la macchia di Arnoux, quindi anche lei alla fine perde, però perde Sì, meno di però perde un po' altre. di. Qual Sì, è? perde meno calore. Perché Anche per, questa. no, riesce a trasformarsi, diciamo, dissipa meno calore. Grazie a cosa? Perché dissipa meno calore? Perché acquista temperatura a temperatura più alta e la cede a temperatura più bassa. No, questa è una perdita a Pietro. È il motivo principale per cui si perde. Ah sì, allora perché lo fa a temperatura simile. No, perché lo fa a temperatura costante. Cioè, Quasi quasi costante. il degrado termico è misurato attraverso una grandezza che si chiama. C'è proprio una misura, una grandezza fisica che è l'entropia. L'entropia, detta diciamo a livello macroscopico, misura il disordine, vero? Cioè la confusione c'è nel gas. Quando io do calore a un gas, secondo voi, aumento o diminuisco il disordine? Aumenti. Aumento il disordine. Ma aumento il disordine, se gli do. Allora, io supponiamo che qui c'è una sorgente, no? Qui c'ho delle particelle che si muovono. Do calore. Muovono di più. Si muovono di più. Ma muovendosi di più, che cosa succede? Perché dissipa l'energia e non me lo invertono tutto il lavoro? Allora, vediamo un'altra cosa. Cos'è che fa espandere la parete? Perché io dando calore Perché la ottengo il pressione la lavoro? fa A livello espandere. micro, Ciao. Perché a livello micro se do Se sono meno calore? ordinate tendono a ingrandirsi magari. Ma cosa succede a livello fisico alle pareti se io do calore? Allora, do Ah, calore, le particelle che fanno? si dilatano. scaldano e quindi si dilatano. No, no. Muovono caoticamente. Allora, quando do calore le particelle cosa fanno? Le particelle non possono dilatarsi. Le Si particelle muovono. Le particelle là si muovono sempre più Ah, velocemente. sì, aumentano la sì. propria energia cinetica, ricordatevelo. Ok. Muovendo la propria energia cinetica, cosa fanno quando vanno sulle pareti? Cosa fanno? Tendono a dare una spinta, no? Perfetto, convertono energia Quindi cinetica in energia di pressione e allargano la parete. Va bene? sì. E nell'allargare la parete ci danno il lavoro. Perché se io do il calore non ritrovo allargamento di parete nello stesso energia che gli ho dato? Perché Sì? scambiano il calore con la parete. No, quello è un'altra cosa ancora. Va bene, però tanto è vero noi anche nelle macchine faremo, diremo l'espansione della compressione adiabatica per tutelarci da questa perdita che comunque c'è, che non buttino via energia termica. Perché urtando scaldano e potrebbero buttare fuori il calore del riscaldamento dovuto all'urto. Chiaro? Questo invece considero non ci sia, perché considero la parete adiatermia, cioè che no, adiabatica, che il calore lo mantiene. Qual è allora la perdita che si genera internamente che crea irreversibile la trasformazione e che costringe il sistema per tornare al punto di partenza a buttarlo via veramente il calore, se no non torna allo stato di partenza? Perché malgrado il calore le pareti lo buttano via, sono costrette a buttare via calore, a cederlo per tornare all'inizio e quindi ripartire il ciclo e quindi lo buttano via la perdita. Cosa succede a queste particelle quando gli do energia? Forse è perché c'è anche più spazio, non so. Eh? Forse è il fatto che si Ah, quando espande uno le gli dà pareti. energia, le particelle si muovono. Non ho capito. Forse è il fatto che le pareti sono un po' si allargano, c'hanno più spazio Che lingua ti restando. parli? No, ma mandati immediatamente. Io do energia a queste particelle. Aspetta, chiudo la porta. Si muovono.
Immagina che io do energia a queste particelle, immediatamente voi cosa vi aspettate che queste particelle facciano? Aumentano la velocità e va bene, ma aumentano solo la velocità o nel frattempo succede qualche altra cosa? Immaginatevi voi quando suona una campanella, l'ultima, e fate per uscire, cosa accade? Tutti si muovono. E poi che succede? Vi muovete in maniera organizzata o in maniera disorganizzata? Non è che magari con il fatto che magari possono Cioè, alzare cominciate a la dire, particella. primo passo io, secondo passi te, terzo passa lui e uscite in fila in maniera cronologica, numerica, No, oppure sì, poi sì. tutti vi accaparrate l'uscita? Beh, Accaparrato, tutti così. nell'accaparramento cosa succede? Ah, cioè, Ci si proviamo, rompe? magari. Cioè, dal lavoro? C'è un urto, No, diciamo, un po' c'è un forte. urto, bene. Quell'urto magari rallenta le particelle? Bene, c'è un E quindi urto. L'urto rallenta è, o aumenta? secondo voi, l'urto è una condizione dissipativa o conservativa? Dissipativa. Dissipativa. E in quest'urto cosa si genera? Si converte l'energia cinetica in, di nuovo? Energia. Come? L'energia si trasforma, non si può consumare, si trasforma sempre in calore. Bene, ed è proprio il calore che io non trovo in lavoro, perché non è l'energia io che batta nei muri. Quindi fanno E quindi questo è proprio il fanno calore che io lavoro. devo, per tornare alla posizione iniziale, devo. Fornire quel calore che Siccome è un abbiamo. calore, il sistema che riceve questa particella. Questo sistema è a temperatura più bassa la sorgente, se no il calore non lo riceve. È proprio il calore che lui produce che non può restituire alla sorgente, ma per tornare alla posizione iniziale lo deve buttare via a una sorgente più bassa. E questo calore butta via la sorgente più bassa per il secondo principio enunciato di Planck, è proprio l'energia che io perdo. Chiaro? Mi hai rotto le balle. Questo è registrato, quindi se poi verrà dietro un rapporto è chiaro chi l'ha detto e chi è registrato, no, ve lo dico. Poi non vi lamentate. Andiamo avanti. Il concetto è un altro. Quindi, calore butto via, perdita di reversibilità e siamo tutti d'accordo. Torniamo al concetto per cui siamo partiti, l'entropia. L'entropia, si è detto, misura il disordine di un sistema. Ritorniamo al concetto iniziale, la macchina di Carnot ha rendimento più elevato perché scambia temperatura a temperatura, scambia calore a temperatura costante. Perché? Qual è una perdita di reversibilità molto forte? Che quando io scambio il calore, il calore ricevuto è ricevuto da una sorgente a temperatura più alta e va a una sorgente a temperatura più bassa. Questo passaggio automaticamente crea una perdita irreversibile. Ecco perché la macchina termica di Carnot mette due trasformazioni isoterme dove riceve calore. Perché quando ricevi il calore, se lo riceve a temperatura costante, hai sì una perdita, però una perdita minore. Perché? Perché le particelle tra la sorgente che ti dà il calore e la sorgente lo riceve hanno la stessa velocità. Quindi la variazione di velocità è minima, è solo dovuta all'energia che gli porti. Se invece la differenza di temperatura è molto marcata, quando la particella riceve questo calore è a velocità molto più bassa, quindi l'incremento di velocità è maggiore, quindi anche l'effetto dell'urto è maggiore, quindi anche l'effetto dell'irreversibilità è maggiore e quindi anche la perdita è maggiore. Vabbè, in teoria a temperatura costante dovrebbe essere. Non ci dovrebbe essere perdita, in teoria. No, la perdita c'è sempre perché si è spiegata ora, perché le particelle urtano lo Però stesso. è E perché minima, comunque è la dissima, però è la però minima secondo me è possibile. pochissima la perdita. È la minima, ma È no, pochissima. minima tanto un è perché comunque È come nella macchina di Arnoux. la macchina di Arnault ha comunque un rendimento molto basso e quindi vuol dire, tanto è vero, la macchina di Arnault che cosa fa? Ti dice il rapporto termodinamico è 1 meno
temperatura sorgente fredda fratto temperatura sorgente calda. Per avere il rendimento della macchina di Arno 1, cosa dovremmo avere? 0 temperatura No, finale, cioè mi no, fate confusione. sì. Bisogna che... Come deve essere questo Che rapporto per avere zero? le temperature facciano 0. Bisognerebbe la temperatura calda sia molto maggiore della temperatura fredda. Fredda. Chiaro? Perché questo? Perché più alto io ricevo la... Tieni conto che la trasformazione è isoterma. Quindi vorrebbe dire che te ricevi allora a temperatura molto elevata, quindi lo degradi poco nello scambio, e lo cedi a temperatura molto bassa, quindi lo degradi poco perché lo cedi a temperatura bassa, hai sfruttato tutto il salto di temperatura. Prima l'ho detto, prof. E allora forse l'aveva visto. Quindi, concettualmente, tornando a noi, che cos'è l'entropia? È la quantità di calore scambiato in funzione della temperatura a cui questo valore viene ricevuto. Chiaro? Quindi, per assurdo, più alto tengo la temperatura di sistema e riceve il calore, isoterma di Carnot, è la massima possibile, più di quello posso andare, perché se no prende calore, perché per prendere calore non può essere la sorgente calda a temperatura più bassa del sistema lo riceve. Al limite può avere la stessa temperatura. Quando cede il calore, stesso discorso, lo sfrutta tutto e lo cede alla temperatura minima. Capite bene, nelle macchine termiche la temperatura minima quale può essere? Oh. Le macchine termine, termine, Sì. Nel motore a combustione, quale può essere la temperatura minima in cui lo scambia? come? Nelle macchine termiche, secondo voi, la temperatura minima a cui scambia il calore, quale può essere? In che senso? Oh, zero. Più bassa possibile, la temperatura dell'ambiente. Quindi, Ah, vabbè. secondo voi, il vostro motore funziona meglio d'estate o d'inverno? No, d'estate perché non lo vedi. Allora, da questo concetto d'estate poi c'è il problema è anche la temperatura tu aspiri è ovviamente maggiore, è più fredda, però insomma in generale viene da pensare il salto termico è più marcato nel periodo invernale e quindi è più, diciamo, ha più dissipa meno e ha più rendimento nel periodo invernale, non nel periodo estivo, la macchina termica. Chiaro? Perché c'è il calore a temperatura più bassa. Fermo restando il calore che riceve, lo riceve da una combustione, più o meno la temperatura è la stessa. Non dipende, diciamo, dall'aria in aspirazione è più fredda, perché comunque poi viene riscaldata. Comunque, ritornando a voi, il concetto di entropia è il calore scambiato fratto la temperatura a cui viene ricevuto. Quindi, fatto questa doverosa premessa, mi tirate una conclusione in questo esercizio? Mi sono ben dimenticato che idea. Perché nella trasformazione rossa il lavoro è minore nella trasformazione Perché ha A o pressione B? minore. Cosa accade secondo voi, senza vederlo, nella trasformazione C rispetto alla trasformazione A e B? Come viene Perché ricevuto questo valore? quando parte il lavoro ha la pressione minore. No, le grandezze sono queste, Riccardo, si sono scritte ora. Entropia. È tutto legato all'entropia. Eccola qua. Cosa accadrà secondo voi nella trasformazione C? Perché c'ho meno lavoro e c'ho meno perdite. C'è meno valore. Perdonate, Sicuramente ci scambia meno valore, ma soprattutto cosa succede? C'è meno dissipazione di calore. l'entropia è minore. Perché probabilmente lo scambio di calore che avviene a temperatura più elevata. No, è costante E la temperatura. quindi c'è meno, no, non è costante la temperatura, non fate questa confusione. Il fatto che arriva alla stessa temperatura non vuol dire che è No, no, costante, è vero, è vuol dire vero, che la è vero. temperatura prima aumenta e poi diminuisce, qui Sì. diminuisce, qui riaumenta, qui tu passi Vabbè, tutte da isoterme più fredde,
Poi tu risali e tu vai a isoterme più calde, fino ad arrivare all'isoterma equivalente. Ma tu passi attraverso isoterme diverse qui. Ti torna? Sì, mi torna. Qui diminuisce l'isoterma. Qui si raffredda. E qui si riscalda. Chiaro? C'è meno scambio di calore, c'è la O meglio, temperatura c'è uno migliore. scambio di calore probabilmente a temperatura più elevata e quindi c'è un degrado minore nello scambio termico. Chiaro? Ok? In ultima analisi, quindi, l'entropia misura lo stato di confusione all'interno di un sistema e chiaramente scambiando a temperatura costante o a temperatura chiaramente più elevata, ho minore perdita, ho minor aumento di entropia, ho minor disordine, perché chiaramente se una particella si muove in una certa maniera e si muove a una temperatura elevata, quando riceve calore urta meno che non prima, chiaro? E quindi il movimento che fa ricevendo il calore è meno caotico. Essendo meno caotico, c'è sempre una perdita, c'è sempre un urto, ma c'è una perdita minore. E in effetti la macchina di Arnault incorpora proprio questo concetto, riceve, c'è una perdita entropica anche lì, ma siccome la temperatura a cui riceve il calore è la massima possibile, perché è isoterma e ha la stessa temperatura della sorgente me lo dà, ovviamente dissipa meno. Non a caso, l'unico modo per aumentare il rendimento della macchina di Arnault è aumentare la temperatura della sorgente. Ma a parità di sorgente, io l'unica cosa posso fare è prendere il calore alzando la temperatura dell'ambiente, del sistema che lo riceve, simile a quella dell'ambiente che me lo dà. Chiaro? E questo è un concetto che ci aiuterà molto a capire quali sono i passi avanti che sta facendo la tecnologia motoristica, per esempio, per far sì che i motori a combustione abbiano rendimenti sempre più elevati. Cosa stanno facendo oggi per impedire questo nei motori a combustione? Qui si fa anche un accenno di modernità in quello quanto è importante questa cultura per poi aprire anche nella strategia progettuale come si fa ad aumentare i rendimenti dei motori a combustione. Oggi, nei motori a combustione, si sta cercando appunto la combustione multipla, cioè non avere il calore in un'unica combustione, ma creare successive combustioni all'interno della stessa Ma il combustione. turbocompressore, prof? Eh? Il turbocompressore? Quella è un'altra cosa ancora, quello è un altro vantaggio. Perché, allora, vediamo se ora mi tirate voi la conclusione. Perché secondo voi oggi invece di far scoccare la candela in un momento solo si fa più scocchi di scintilla e si fa nascere più fronti di fiamma? Che vantaggio offre questo secondo voi a livello termodinamico? Fa più calore? Il calore è lo stesso perché la quantità di calore è data dalla. Cambiare l'ambiente. Il calore è lo stesso perché comunque è Si dato dalla espande più miscela che è facilmente il dentro. calore. Eh? Si espande più No, facilmente il calore. ragionando in termini di entropia, calore e temperatura. Supponendo che complessivamente il calore scambiato sia lo stesso, perché è dato a livello ideale dalla miscela dentro il pistone, che quindi è dato idealmente dalla reazione che miofisica si genera, che è dato quindi dal calore genera. Il calore si genera è questo, no? Se fatto quando si faceva le saldature a gas, io ho il combustibile, l'ossigeno. Reagiscono chimicamente con un certo tempo di reazione che è un limite e si produce prima CO più energia termica, più il CO di nuovo subisce un processo di ossidazione e si produce la CO2 e un'altra energia termica, 2 diversa dalla 1, la somma di queste due è il calore che io ricevo chimiofisica. Bene, perché questo calore, cioè che cosa gli faccio io l'eccessiva con una combustione successiva? Via via avviene la combustione, il sistema che fa? Cioè invece di dargli il Q tutto insieme, no? Invece di dargli la quantità di calore U di quella reazione tutta insieme, invece di dargli il Q totale, come glielo do questo Io do in modo progressivo. U? Io lo do in modo progressivo a pacchetti di calore, bene. E via via che passa il tempo. Perché questo è il tempo che passa, no? E via via gli do il calore. Nel frattempo il sistema che ha fatto? Vista ricevuto il calore, eh? Entrato in circolo il sistema nel mente. E che ha fatto il sistema via via prende calore? Funziona. Scalda. Si scalda e quindi quale grandezza termodinamica cambia? Che mi interessa? Perché
l'entropia. Nell'entropia avrò un maggiore delta Q, quindi sarà maggiore l'entropia. No, ho detto, via via do il calore, passa il tempo. Cosa cambia a livello termodinamico il sistema? Cosa aumenta? Che mi aiuta a ridurre l'entropia. Guarda la Ah, formula. temperatura. Oh, aumenta la temperatura, no? Quindi sale, aumenta questo, quindi invece di dargli il Q totale alla stessa temperatura, gli do il Q1, via via la temperatura l'aumento, questa perdita è minore, Sì, mi torno. e quindi aumenta il rendimento. Al limite raggiunge lo di Arnault, oltre quello possa andare. Perché quando raggiunge la temperatura che raggiunge nella combustione questo gas, più di quello possa andare, ritorna. Perché chiaramente questa temperatura, questo valore è dato fino a una certa temperatura massima, oltre la quale ovviamente l'energia io non mi porta oltre la temperatura. Inoltre la temperatura massima, questo lo abbiamo a livello ostruttivo, è dato da un altro limite. Qual è il limite? Tecnologico. Per cui la temperatura non posso aumentare più di tanto. Dal materiale, Oh, il materiale. Il materiale si fonde, dilata, recupera gioco, mi grippa il pistone del cilindro, non riesco a raffreddarlo. Oppure, appunto, il materiale stesso si espone, il pistone, il metallo a una temperatura troppo elevata, si rovina, si danneggia. Chiaro? Cominciamo a collegare anche un po' di concetti termodinamica con i concetti delle macchine termiche. E vedete, il problema un po' si complica, vero? Anzi, molto si complica. Però è il bello brutto di questa materia, vero? Cominciate a vedere, siete grandi ora, ciò che fate nella parte teoria, propedeutica a ciò che poi effettivamente affrontiamo nella parte, diciamo, più legata alla macchina. Però ricordatevi, noi la macchina non la dobbiamo aprire come quando si va dal parrucchiere, ci si taglia i capelli e uno parte un argomento e tutti parlano e tutti lo conoscono, vero? Bisogna parlarne in maniera competente. E quando avviene qualcosa, come in questo specifico esempio abbiamo fatto, cercare di capire quello che sta succedendo in relazione a quello che è l'elemento base della termodinamica, che fino a quando non nascerà un'altra teoria è quella. Quindi tutto quello che oggi avviene, anche la tecnologia motoristica, deve seguire queste leggi fisiche, non può violarle, può solo con la tecnologia andare incontro alla legge fisica nella direzione in cui la legge fisica ti dice che va nella direzione giusta, perché per esempio, come in questo caso, riduce la perdita entropica nello scambio termico e quindi sicuramente avrà un beneficio in termini di rendimento. Chiaro? Mi seguite? Sì, prof. Allora, visto che mi seguite, tiriamo queste conclusioni. L'entropia, a cosa è legata in termini concettuali a quello che abbiamo visto fino ad oggi? Noi fino ad oggi abbiamo dato vari enunciati, no? Potevamo darli diversamente parlando dell'entropia, ve l'ho già accennato altre volte. Sì, prof, ce l'aveva da Allora, magari cominciate a tirare a voi questa fare un conclusione. compito, ce l'aveva da. Invece mi dite, guarda, questo enunciato, invece di dirlo così, io lo potrei dire in questa maniera. Vediamo se ce la fate a fare questo sforzo intellettuale di competenza. Allora, tutti zitti, Ma soprattutto. cosa, prof? Non ho capito. Ho detto, fino ad oggi non abbiamo fatto, perché non seguite, ragazzi. Allora, io ho detto, fino ad oggi non abbiamo dato vari enunciati, no? In termodinamica, varie leggi. Abbiamo dato enunciati sfruttando quello che fino a quel momento sapevamo, avevamo utilizzato e definito. Ora abbiamo definito l'entropia, che fino ad oggi, diciamo, non avevamo esplicitamente definito. Vi domando adesso, invece di sfruttare quello che sapevamo quando abbiamo dato quegli enunciati, usiamo l'entropia come definizione e diamo gli stessi enunciati ragionando con l'entropia invece che con le grandezze fisiche che abbiamo utilizzato quando si parlava di quei
quegli enunciati. Mi dovete dire di quali enunciati sto parlando. Primo e secondo. Perfetto. Il primo principio della termodinamica e il secondo principio, soprattutto il secondo però. Diamo una definizione di secondo parlando dell'entropia. Sfruttando l'entropia. Come si può dire il secondo principio? Ed è il terzo enunciato, è la forma più moderna di terzo, della seconda legge della termodinamica. Da un punto di vista, parlando dell'entropia invece con le grandezze, energia, calore, energia interna del lavoro. Non lo so, prof. Ve lo chiedo a voi. C'è un modo per dire il terzo principio con l'entropia senza fare tanti discorsi? E quindi. Una volta definisco l'entropia, definita l'entropia, me l'ho definita, misura della confusione, capisco chiaramente che Cioè che ogni è molto banale, è molto banale la conclusione. Cioè ogni Di trasformazione. cosa? Di cosa in cosa? Trasformazione, cioè che scambia calore. In Il lavoro. ogni trasformazione porta uno scambio. Di calore il lavoro comporta Ha un'irreversibilità, no? e quindi come la misura di questa reversibilità comporta quale grandezza fisica varia? Un'entropia. L'entropia. Quindi ogni Ok, sì. trasformazione termodinamica porta a scambiare calore e lavoro, automaticamente porta a un aumento o a una diminuzione dell'entropia. Ha un aumento. A un Ha aumento un di aumento. entropia. E Per forza. questa è una forma molto banale per capire il secondo principio, la seconda legge della termodinamica, che è il terzo enunciato, che in ogni trasformazione termodinamica di calore e lavoro non si può mantenere l'entropia uguale a zero. Chiaro? E il fatto che l'entropia è diversa da zero vuol dire che aumento la confusione all'interno del mio sistema termodinamico. E automaticamente perdo, perché nell'aumentare confusione aumento l'urto tra le particelle e questo urto non lo posso riottenere come lavoro, ma come si è detto prima è un calore e questo calore è l'unico modo che ho per riportare il sistema termodinamico nella parte iniziale, ripartire il ciclo, come la macchina termica mi chiede, vero? Perché se la macchina termica non la riporta all'inizio non riproduce lavoro, chiaro? Per riportare la macchina termica nel valore iniziale, il calore che ho prodotto e che non ho trasformato in lavoro lo devo buttare e quello che butto l'ho perso. Quindi l'incremento di entropia mi si trasforma in parte dell'energia che non posso recuperare come lavoro, ma che devo sprecare. Ci siamo ragazzi? E oggi la chatarra sta forte, Picchiamo forte oggi, eh? eh? Però la cosa mi dovete riconoscere, fra tutto il male mi potete dire, l'accidenti mi mandate, perché questo sicuramente lo farete anche diciamo in maniera bonaria, un accidente, se anche a livello personale mi volete bene, però a livello di, diciamo, nel ruolo che ricopro sicuramente vi rompo parecchio l'anima, perché vi costringo a uno sforzo sempre intellettuale. Però cerco sempre di farvi aprire le cose, non in maniera teorica, ma cercando di farvi vedere la realtà. Sperando che questo, diciamo, vi appassioni un minimo, no, nell'apprendere. Cioè che non è che si sta facendo tutto questo perché effettivamente ci si riempie di nozioni e poi non servono a niente. Perché questo magari ci aiuta a capire anche un po' il funzionamento di alcune macchine termiche. Se qualcuno di voi avrà la fortuna di andare a fare ingegneria, perché è una fortuna secondo me, poter No, io studiare. non ho di essere problemi. Poter studiare, migliorare la propria posizione economica, il proprio Pietro ci stato di vita, andrà perché di una sicuro. cosa è andare a lavorare, Marco, come fa tuo padre, e stare dalla mattina alla sera a saldare o a lavorare in un cantiere, è freddo. Una cosa è stare belli seduti in un ufficio, magari anche davanti a un computer, e magari guadagnare anche 5-6 volte più di chi tutte le mattine salza, anche 10 delle volte. E va a rompersi le spalle, la schiena, le mani per portare a casa un decimo dello stipendio. Però cioè, a me mi garba di più il sud, Vabbè, diciamo, che ognuno, dura la mattina. ripeto, Ora come ora, poi sta chiamando. siamo tanti Però razzi, si va a fare il militare,
Siamo tante razze, quindi ognuno di noi Prof, mi chiamano di più i ovviamente classici, con tutti è diciamo, i canali, libero dura di fatina. pensare, però insomma, quello voglio dire, oppure anche qualcuno di voi volesse abbandonare per questo di Prof, facci studio, te, che ci dai? Dai, c'è dai, che lo sto andando bene. friggere pane e McDonald's. Oppure qualcuno di voi volesse abbandonare il percorso di studi anche con un diploma tecnico, però con un voto buono d'eccellenza, no? Comunque sia non è male. Infatti, prof, cioè, se con uno passa voto. un 70, 75 è buono, No, i voti Comunque, migliori sono infatti. dagli 80 in su. Però a parte questi, il Allora, concetto, oltre ad avere perché il sia buono? voto, deve rimanere il concetto, cioè dovete capirle le cose, perché chiaramente per poter andare in un'azienda e poter gestire certi processi o progettare certi processi, chiaramente le cose non vanno solo imparate a pappagallo, ma vanno ragionate. Il famoso sapere per competenza e non solo per conoscenza, Allora, vero? Pao, metti in moto il tuo babbo perché sei il voto meglio dall'80 in su. Ok ragazzi, allora vi saluto.